C'è un'assenza impressionante nel testo del Padre Nostro. Se io domando a voi, se io domandasse a voi qual è l'assenza impressionante del testo del Padre Nostro, ma non sarà facile rispondere. Manca una parola. Tutti pensano, cosa manca nel Padre Nostro? Pensate, cosa manca? Una parola. Una parola che ai nostri tempi, ma forse sempre, tutti tengono in grande considerazione. Qual è la parola che manca nel Padre Nostro che preghiamo tutti i giorni? Per risparmiare tempo la dirò io. Manca la parola io. Perché? Perché non c'è spazio per l'individualismo nel dialogo con Dio. Non c'è ostentazione dei propri problemi come se noi fossimo gli unici il mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle. Il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle. Siamo un popolo che prega, noi. Una volta un cappellano di un carcere mi ha fatto una domanda. Mi dica, padre, quale è la parola contraria al io? Io ingenuo ho detto, tu. Quello è l'inizio della guerra. La parola opposta all'io è noi, dove c'è la pace, tutti insieme. È un bel insegnamento che ho ricevuto da quel prete.